una maglia, un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. A 4 giornate dalla fine del girone di andata, l'Alessandria giocherà 3 partite in una settimana. Domenica 4 dicembre in casa con la Viterbese, dopo 3 giorni in trasferta a Renate e domenica 11 al Moccagatta con la Lupa Roma. L'ultima gara del girone di andata per i grigi sarà la trasferta di Pontedera. 3 tappe fondamentali, ha detto il presidente dell'Alessandria Calcio Luca Di Masi, serviranno soprattutto a rafforzare e difendere il primato. Contro la Viterbese tornerà in panchina Mister Braglia, che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico sembra essere intenzionato a riconfermare la stessa formazione che ha battuto domenica scorsa il Prato. In campo non ci sarà Celiak, al suo posto Sosa. Dybala ieri ha fatto un mezzo allenamento con la squadra, domani potrà essere convocato ma difficilmente giocherà. Più facile che sia una convocazione per fargli assaporare un po' il clima partita. Poi mercoledì molto probabilmente avrà lo spazio per poter giocare o dall'inizio a partita in corso e ritrovare una buona condizione. L'Atalanta sta facendo molto bene, c'è da fare complimenti a Gasperini, alla società, perché sta facendo vedere giocatori giovani molto bravi, come ci sono in Atalanta, ci sono anche in altre squadre. E sta dimostrando che può stare al momento insieme a quelle che stanno in testa al campionato. Poi il campionato è lungo, io alla fine credo che i valori delle squadre poi alla fine la farà la classifica il 28 maggio. Difetti a questi momenti ne ha pochi, perché una squadra che vince 7 partite su 8, se non sbaglio, e ha vinto le ultime 6 di seguito, credo, ne ha pochi. Il pregio è che è una squadra che ha, quando hai a che fare con i giovani, grande entusiasmo, soprattutto quando le cose ti vanno bene. Spensieratezza, un ottimo allenatore che dopo un inizio stentato ha trovato la quadra del cerchio e quindi sta facendo molto bene. È una società che investe molto sui giovani e non a caso l'Atalanta ogni anno tira fuori dei giovani importanti. Quindi questo è un merito al presidente Percassi, che ha dato una buona organizzazione, un'ottima organizzazione alla società Atalanta. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere al caldo nella vostra casa. Immaginate un modo più intelligente per riscaldarla. Immaginate un modo più economico per riscaldarla. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Ecco il modo più intelligente ed economico per riscaldare la tua casa. I vantaggi che ti offriamo con la caldaia a pellet RTB sono la pulizia della cenere ogni 6 mesi, assistenza entro le 24 ore e garanzia per 10 anni. Eseguiamo installazione e gestiamo l'incentivo del conto termico. Vuoi maggiori informazioni? Punto Fuoco, a Tortona sulla Circonvallazione. Il mercatino di Natale di Bolzano è il più famoso dell'Alto Adige.
Ogni anno dicembre è sinonimo di un grande appuntamento in Piazza Walter, con migliaia di visitatori appassionati di questa atmosfera davvero suggestiva, tipica del capoluogo dell'Alto Adige. Un giretto al mercatino di Natale di Bolzano, un punch caldo e le tante specialità gastronomiche offerte nelle varie bancarelle e ci si immerge subito nella tipica atmosfera gioiosa del Natale.